No, se qualcuno fa la cosa, no. Ma se qualcuno lo fa e lo mette su YouTube, lo ringrazio. Questi sono i miei libri, spero che se qualcuno li vuole comprare poi. No, aprilo con la cosa e mettilo qui scritto come sono. Dai che partiamo. Vai dietro. L'esame, adesso c'è l'esame? Sì. Ah, okay. Chi è questo? Questo qua è Arthur C. Clarke, famoso Sir Arthur C. Clarke, famoso scrittore britannico, autore di 2001 di Odissea nello spazio. Che questo signore qua, nel 45, ovviamente massone, scrive un articolo su questo giornale qua, si chiama Wireless World, un giornale di elettronica, vai. Questo è il suo articolo, e vedete qua, questo lui scrive che si potrebbero usare le future, che loro, notate bene, febbraio 45, quindi 3-4 mesi prima della fine della guerra, gli americani stavano già cercando di impossessarsi delle future tedesche. E poi dice una cosa interessantissima, state bene attenti. Qua, e io prendo la mia bacchetta, sto cosa fare. Qua dice che con le V2 forse si può arrivare a 8 km al secondo, che è la velocità di fuga dalla gravità terrestre, che corrisponde ai famosi 27.500 km/h dalla ISS. Già nel febbraio 45 lui teorizza i satelliti artificiali. Arthur C. Clarke, avanti, in questo articolo di quel giornale che avete visto prima. Teorizza. Allora, questa è la storia di satelliti artificiali, 45 Clarke, 57 il primo Sputnik, 57 un mese dopo si sono scuri, 58 il primo americano, e poi il primo satellite geostazionario, qui vedete le date, il primo satellite TV, e nel 77 il primo satellite Meteosat, quello di Bernacca, non come faceva vedere avanti. Questa qua è una cartina che mostra insomma più o meno tutta questa nuvola di satelliti attorno al pianeta Terra. Avanti. Questo è importantissimo. Questa qua è una cosa che... Questa qua è l'equazione, la vedete in cima, là in alto, della perdita di potenza del segnale di una qualsiasi fonte elettromagnetica, dalla luce alle radio, alle onde radio, e vedete che con allontanarsi dalla fonte l'intensità del segnale diminuisce con il quadrato della distanza, quindi è esponenziale negativo. Quindi vedete che qua c'è A, però a R2, cioè distanza doppia, e la potenza, la forza del segnale è un quarto, mentre a distanza R3 la potenza del segnale è un nono. E questo è fondamentale capirlo, perché in questo modo non capiamo come facciano a trasmettere i satelliti, perché questa legge qua non è stata mai smentita per i satelliti, e vale anche nel vuoto. Quindi, che è una sfera, no? E quindi la potenza del segnale emesso diminuisce molto velocemente, quadraticamente inverso. Sto facendo via capo collegamento, Hollywood Pasadena, questo è un 300 metri. Distanza c'è tra R e 300 metri. Pasadena, Hollywood. R. Vai avanti. La stessa? Sì. Quartiere. E... A R, ok, finito. Andiamo avanti. Queste qua sono parabole satellitari, no? E vedete che la loro orientazione è molto terra-terra, e addirittura sono trasparenti, perché la verità, che poi vi spiegherò meglio, che la vera antenna è l'illuminatore, il low block, low noise block. Avanti. Grazie. Questa qua è la copertura dei telefoni satellitari, che non so perché, cioè voi magari lo sapete, perché ricalca quasi esattamente i confini, i continenti, con le zone di frange, che sono queste qua,
che strade del mare si prendono, ma si prendono perché sono sulle spiagge, in giro le spiagge dei mettitori. Quindi già questa mappa qua dovrebbe far pensare uno, dire, ma se il satellite fa tutte delle orbite da sopra a sotto così, no? Mettiamo che passa sull'Africa, ma perché in Europa funziona e navigano? Oppure stazionario sempre. O sei stazionario. Già questa cartina qua, se uno ha un po' di sale in zucca, gli viene come un sospetto, no? Dice, ma come mai la copertura dei telefoni satellitari? E sapete perché la devono dare questa copertura? No? Perché siccome se uno si trova qua e il satellitare non prende e affoga, diciamo sua moglie o suo marito gli può fare causa alla ditta, no? Di satellite, ma tu scuro non prendeva lì. Invece loro sono costretti a fare queste cartine, così loro ti fanno vedere la cartina e dicono, guarda signora che qua non c'è la campo, come dice Calogero, quindi noi non siamo responsabili. Per questo che sono costretti a dire la verità. E la verità è che sono impianti terrestri, avanti. Fino proprio dove hai segnato tu adesso, qualche giorno fa, 44 persone sono morte in un sottomarino perché non c'era segnale. 44 un sottomarino argentino. Non seguo le notizie, no, l'ho sentita, ma sono morti tutti 44, sapete che nel sottomarino una boa dentro. Si chiama Radio Boa, che quando c'è qualche problema la sganciano, va in cima sulla superficie dell'acqua e lancia il segnale. Teoricamente dovrebbe prendere il satellite, siccome non c'era la copertura. Questo qua è divertente, non sono riuscito a mettersi in contatto né a ritrovarlo. Alza l'audio e poi torno. Proprio in quel punto dove segnava lì adesso. Adesso vediamo un documentario breve e pratico e anche un po' divertente, secondo me. 900 metri di altezza, 888 per l'altezza. Si chiama il satellite multistazionario. Ma questo è di Gianni, no? Sì, è Gianni Flash. Basta così, la favola è finita. Benvenuta nella vita reale. A proposito di balle spaziali, chi di voi magari conosce Carl Sagan? Vi ricordate quello di Cosmos, famosissimo, che anche lui dormiva in una piramide egiziana, ovviamente super massone anche lui. E lui anni fa fece un famoso discorso sul Pale Blue Dot, cioè la pallina azzurro chiaro, blu chiaro, quello che chiamate lì, che è quella lì. E quella dentro il. Ed è stata. Sarebbe la Terra, qua è esposta al mouse, no? Di uno scambio per la pallina. Sarebbe la Terra. E in una foto scattata dal Voyager 1, questo qua lanciato nel settembre 77, c'è scritto lì, che è questa sonda qua, da una distanza di 6 miliardi di chilometri mentre il Voyager lasciava il sistema solare. Ma dov'è il sistema solare? Che ottica!
Allora, no, era un selfie. No, questo si sa che è finto, ma questa foto, cioè quella di sfondo, viene tacciata per essere vera. Il problema è che il satellite è stato lanciato nel 77, la foto è stata fatta nel 90, il 14 febbraio, che lì giorno esoterico, 7-7, 14 giorni di San Valentino. Cose esoteriche. E se uno ci pensa è impossibile, perché non c'è nessun segnale in base all'equazione che io ho fatto, che posso fare. Cioè, questo qua c'aveva, non so, 500 watt, poi tra l'altro del 77 lanciato, cioè quanti cicli di ricarica può sopportare una batteria del 77 dove c'era il litio, vai avanti. Sì, domanda da profano, posso? Prego. Quando vengono montate appunto queste famose parabole satellitari, vai avanti, avanti. Dicono, no, che devono essere orientate a sud. Ci arrivo, le rispondo tra un minuto. Okay. Questa qua è una cosa che ho trovato in internet sulla durata delle batterie dei vostri cellulari e smartphone, magari il mio, anche se il mio è volutamente vecchio. Dice che una miglior batteria al litio dura al massimo 4.000 cicli di ricarica. Ho chiesto al mio amico ingegnere, dice, ma te nel 77 secondo te qual era il piombo? Forse arrivavano ai 1.000 cicli, forse, quando è stato lanciato. Quindi già nel 90 non avrebbe potuto comunque fare una foto. Questo è l'avvocato del diavolo, però perché io ogni cosa che si sta dicendo anche in questa conferenza mi immagino di rigirarla a qualcuno che non sa questi argomenti, e però mi immagino anche cosa mi può rispondere per me. Niente. Potrebbe dirti però che loro hanno usato una tecnologia che non conosciamo, segreta, che noi non conosciamo. No, l'unica cosa che loro hanno in più, come ad esempio i computer, che loro li usano più avanzati di noi di un anno o due, ma non è che avessero già le batterie al litio, quindi è matematicamente impossibile. Già con 4.000 cicli di ricarica sarebbe stato impossibile, e figuriamoci 1.000. Domani almeno, però si parla già adesso, già un po' di tempo che gira questa teoria dell'energia diretta, che... Ma se te vai a vedere che pare sia stata utilizzata per polverizzare Twin Towers, adesso può darsi di energia, magari un'energia che alimenta, non cambia il nostro discorso, perché lei, perché te puoi andare a vedere come è stato progettato il Voyager, dici che bisogna batteria al piombo, c'è qualcuno scherzo. Rispondo al signore con la parola. Allora, questa è la parabola satellitare, voi vedete che è formata da un riflettore, che è il famoso piatto, che il riflettore è una parabola, cioè matematicamente, se guardate, è una parabola che riflette le onde ricevute dallo spazio dei satelliti sopra, le concentra, le riflette concentrandole sopra questa falla che si chiama LNB, Low Noise Block. Cioè blocco a basso rumore. E ciò che ci dicono. In realtà, questo è l'antenna, il low noise block, cioè low noise block, cioè un blocco di cui devo parlare poco, ho fatto poco rumore, no? È l'antenna. Ed è un'antenna sulle bande gigahertz, come i cellulari, che non si vedono mai più, non si vedono neanche più le antenne cellulari, sono integrate, piccoline. Questa è l'antenna. Rispetto alla domanda sull'orientazione, non ho una risposta certa. Io ipotizzo che loro abbiano dentro una bussola elettronica che ti impedisce di sintonizzare quando non sei giusto. Ma in realtà, io ho visto per esempio in un paese arabo, che ovviamente loro, gli arabi, sono i loro sistemi, in cui uno prendeva il satellite senza parabola, perché non c'è bisogno, perché l'antenna è questa, è un'antenna del telefonino e a proprio 6 GHz, non si sa quali, perché non e le fonti sono terrestri, loro usano un sistema che io non so qual è, penso una... Tropospheric scattering. No, per impedire un orientamento
Ma no, no, è tutta roba terrestre, non esiste niente. No, no, ma troposferica praticamente era... Non esiste la troposfera, cioè esiste la troposfera, cioè dove siamo noi, sì. Fino a 12, 13, 14, 20, 25, dopo sopra non c'è niente, non esiste né la mesosfera, né la ionosfera, loro consistono le antenne in base alla richiesta dell'energia. Io ho letto uno studio e Marconi, anche Marconi utilizzava questo. Sono emulati. Troposfera. Scusate, posso dire solo una cosa? Scusate, siccome penso che se siamo qua, bene o male, chi più chi meno queste cose le conosciamo tutti, e ho sentito dire due o tre persone, no, non mi ricordo neanche chi, la cosa interessante è quando poi si parla con qualcun altro, cosa gli dobbiamo dire? Che Foucault ha fatto quella... No, noi dobbiamo parlare di cose concrete che lui può guardare in quel momento. Ma infatti le stiamo guardando tante chiacchi, quello, queste cose che è bellissimo, sono affascinato perché sapere che c'è gente che la pensa come me è un punto di forza, però visto che abbiamo l'occasione di trovarci noi tutti qua e tutti quanti più o meno siamo indirizzati sulla stessa strada, non sarebbe meglio capire come fare a comunicare il nostro sapere? Perché se noi parliamo di cose che sappiamo, sì, è figo, domani, cioè io sono qua da Torino, mi fa anche piacere che sono però è fino a se stesso, capito? Comunicare è l'unica, è cercare di spiegare quello che sappiamo, considerato che tante cose non si sanno neanche noi, come il sole. Però quello che noi sappiamo, capito? Ma noi non dobbiamo parlare di cose di cui non possiamo dare una spiegazione plausibile, perché se no ci no, ma ci queste, dobbiamo, come, ma queste sono plausibili. Non parlare di terapia fisica, però, secondo me non è piatta, è una cosa con delle montagne, quindi già che ci sono queste altitudini e cose non può essere piatta, però non è questa palla che ci hanno raccontato. Il fatto che non ci sia una curvatura è dimostrabile guardando da Ventimiglia alla Corsica, ok? Sì, da Ancona alla Croazia. Si può guardare. Quindi se tu riesci a vedere le coste della Corsica da Ventimiglia, perché questa curvatura o hanno sbagliato i calcoli, ci può essere la curvatura, io non sono mai andato. Però se c'è hanno sbagliato i calcoli, perché non è quella che ci hanno fatto credere. Come si può fare per spiegare alle persone che non siamo dei pazzi visionari? Ma l'unica... Il culo da più di 400 anni... L'unica è un po' insistire. L'unica è un po' insistire, non c'è nessun modo... Perché è altrettanto inutile che tu porti la ciotola. Posso intervenire riguardo Posso intervenire riguardo questa domanda? Qual è il modo per agire? Agendo, noi abbiamo interesse a comunicare a un'altra persona questa realtà o abbiamo interesse a una ulteriore ricerca? Era mio interesse invitare qualcuno da istituti di ricerca statali, ho cercato di contattare un'astrofisica per venire qui, non ho trovato il tuo email, poi sono stata molto impegnata. Però qual è il modo per comunicarlo? È chiedere verifiche alle fonti, anche se sembra un'assurdità perché dici ma come loro in primo piano, però bisogna affrontare la questione, ma non tra di noi, affrontare la questione, e la questione viene eretta da queste persone a volte appunto anche inconsapevolmente, perché anche loro con i loro paraocchi, come anche queste persone che comunque erano fissati sull'eliocentrismo quando i loro dati rilevano cose fantastiche, scusate di no, e quindi... No, ma la tua domanda è mal posta, nel senso che finché la gente... Io pensavo che il 90% della gente si può non è in grado di capire questa cosa, a meno che non gli insegna la TV o la scuola. Te lo spiegavo prima a uno. Quando la TV, Canale 5, Rai 3... come si chiama quella lì, sono tutte quelle lì che fanno quei programmi con show, Agora, mica va tirando che la terra è piatta, la gente dirà al bar, la terra è piatta, ma mica cazzo detto che torna. Perché la maggior parte della gente non è facilmente, non si può comunicare, si finirà sempre dalla scuola. Comunque, come fanno a emulare i satelliti? Sono emulati attraverso impianti per lo più terrestri e può sembrare strano, ma attraverso le antenne che mettono sui grattacieli, e c'è il sospetto che i grattacieli come il Burj Khalifa, che è questo qua, il più alto al mondo, sia stato costruito apposta per ospitare l'antenna.
stamattina dicevo, beh, ma uno, il Buricalibre sarà costato 7-8 miliardi di dollari, cioè cosa hanno fatto sopra l'antenna? Sì, possono averlo fatto perché per nascondere la terra piatta qualsiasi cifra non va bene. Non a caso tutti questi edifici, come anche la nuova Torre Gemelle e le stesse Torri Gemelle, ci avevano l'antenna, vai avanti, vedete che è tutti in mezzo al deserto piatto, quindi loro devono avere una scusa per avere un'antenna che simuli e emuli il GPS in quella zona lì. Albino, anche la Torre Eiffel. Avanti, sì. Guardarci, avanti. Andiamo a fare la barzina con noi. Avanti. Avanti. Queste qua sono le Torri Gemelle, fateci bene caso. Qui sono ancora, in questa foto piuttosto suggestiva, ancora in costruzione, no? Però vedete, potete osservare, che sono uno scheletro, no? Che la torre di sinistra ha già sulle proprie antenne con i suoi tiranti, mentre a destra c'è ancora la blu che la costruisce, ma la torre di sinistra, ancora totalmente scheletrica, c'è già la sua antenna, queste sono le Torri Gemelle di New York, perché questi grattacieli anche a New Jersey, dove c'è New York, è molto piatto, sono costruiti per ospitare satellite che emulano le trasmissioni satellitari. Avanti. Queste qua sono i famosi cavi sottomarini con cui loro qualcuno li ha uniti. Cioè, vengono qua loro a spiegare e noi capiamo cosa stanno dicendo là dietro. C'è la voce io magari, questi qua sono i cavi sottomarini e potete osservare due cose osservando questa mappa. Uno che collega tutti i continenti, questo è il satellite, due che se voi la mettete in una terra piatta, infatti vedete che non ci sono tra Sud America e Africa, non ci sono, Sudafrica non ci sono tra Sudafrica perché sulla terra piatta si aprono, quindi e fanno le curve avanti, quindi loro usano i cavi sottomarini. È verosimile che siano alimentati da un sommergibile nucleare? Adesso ci arrivo anche quello in un minuto. Queste qua sono le rotte navali e anche queste ricalcano il percorso dai cavi sottomarini e anche queste vedete che non ci sono da sud perché praticamente con la terra piatta, avete presente la proiezione Gleason, conviene sempre passare dal nord con le rotte aeree di cui magari parlerò in un nuovo avanti. Queste sono sempre le Torri Gemelle alla fine, e vedete che sono quasi finite, però da una parte c'è ancora la blu e dall'altra c'è quasi sempre l'antenna, perché il New Jersey, vedete, è piattissimo, no? Quindi quella Torre Gemella lì, a parte la simbologia 11, che molto probabilmente è vero che furono costruite già per venire e essere abbattute come rito, così, no? E questi qua sono matti, cioè la gente non ha idea di... Cioè la gente è talmente istupidita da scuola, TV, finti preti, i sindacati, la CGI, eccetera, cose malato, dobbiamo fare il voce 0-1 per gli studenti, che non ha capito che quelli di comando è gente che vive di sacrifici umani, quindi non ne frega niente. E loro si stanno i soldi da soli, e quindi no, i soldi servono per controllare la gente, loro non c'è mica bisogno di soldi, avanti. Devono smaltire la piatta, sì. No, non c'è mica quella, un altro video lì dentro, che è una chicca un po', in quella cartella lì un video. C'è un video? No, sempre quella cartella lì. L'hardware della rete stessa sono dei giganteschi cavi estremamente grossi che passano sotto i mari, eccetera. Sono una serie di server potentissimi che consumano una quantità spaventosa di energia, che necessitano energia nucleare per funzionare e che semplicemente nessuno sa dove siano. Si sa vagamente che sono collocati nella zona dell'occidente degli Stati Uniti, tra la parte, diciamo, del nord dello stato della California, lo stato di Washington e di Oregon, pezzi pare siano nel Canada, ma non si sa bene. Una delle tesi più accreditate è che il famoso master switch, cioè il server centrale, quello davvero importante, stia in un sottomarino nucleare al largo di Seattle. Ok? Allora,
Questo qua è sottomarino nucleare, così rispondo. Scusa, ma chi, non ho mai visto questo. Questo qua video. È, chi è lui? Si chiama Ugo Mattei, docente di diritto privato all'Università di Torino. Qui parla del fatto che usano i cellulari per controllare la gente, che si chiama convergenza digitale, di cui parlavo già 10 anni fa. E per quello che 10 anni fa, quando Grillo tra parentesi proponeva cittadinanza digitale, internet gratis, tutti dicevano che Grillo a me non mi piaceva, infatti. E, però dice un'altra cosa, qua dice che ci sono potentissimi cavi sottomarini per internet, quindi vuol dire che questi cavi emulano i satelliti. Questo qua è un professore, io ho tratto cavi e ti dico che sono dei cavi con un metro di lunghezza, sono all'incirca 25 kg di grado. Sì, e quindi praticamente non c'è bisogno di satelliti. Sono cavi marini. Se guardiamo la parte da te, uno space shuttle. 5 kg. Sì, poi c'è anche... Infatti noi ce lo chiediamo, io aprilo con qualsiasi... Ce lo chiediamo cosa può costare. Allora, ferma, passiamo velocemente, facciamo lo space shuttle. Quindi avete capito che i satelliti artificiali non esistono, sono emulati, perché il GPS funziona, quindi è emulato, non è simulato, cioè non è finto, funziona ma è emulato da impianti terrestri. E usano tutte le i grandi edifici come cioè, tutte le antenne, avete visto addirittura le torri gemelle che erano ancora uno scheletro e c'era già l'antenna sopra, perché loro avevano fretta di simulare i satelliti e quindi i satelliti artificiali non esistono. Qua passiamo all'altro mio argomento ultimo, dello Space Shuttle. Ora, lo Space Shuttle, vi ricordate che era quel il traghetto spaziale, lo shuttle vuol dire traghetto in inglese, che dal 1981 al 2011, quindi poco più di 30 anni esatti, ha portato nello spazio milioni. Vabbè, milioni no, sicuramente centinaia di astronauti e forse centinaia di tonnellate totale di payload, come si dice, di carico utile. Lo Space Shuttle, vi ricordate, l'ha fatto dall'Orbiter, che è la navetta, quella riutilizzabile, da due booster laterali a propellente solido, anche quelli riutilizzabili, che erano fatti di segmenti componibili e sigillati dai famosi O-ring, no? Quelle guarnizioni come se fosse la guarnizione della mocca del filtro del caffè rotonda, no? Fatti così, e un serbatoio gigante che è questo qua la sezione davanti, di azoto, no, di idrogeno e ossigeno liquidi avanti. Questo è lo Space Shuttle. Qui però vediamo il lancio dello Space Shuttle da un aereo, quindi dall'alto, e possiamo osservare una cosa molto interessante, cioè il fatto che lo Space Shuttle già a bassa quota compie una parabola, cioè non fa nello spazio ma gira, cioè praticamente compie una traiettoria balistica, cioè non... curva. Cioè non va su dritto, cioè va su dritto forse i primi 2 chilometri, dopo comincia e si vede molto queste foto, cioè queste immagini già dall'alto, si vede che lui già a poche migliaia di metri di altezza curva. Guardate com'è vasto il cielo, no? Cioè è impossibile che questo qua vada nello spazio, cioè è un giocattolino molto costoso. Vedete che adesso quasi quasi è già a 45 gradi, no? Come traiettoria. 45 gradi sono così, vedete che tra un po' ci arriverà a 45, quindi 45 gradi è il punto in cui la parabola non può più andare su. Ma così basso no, ma guarda come grande il cielo, questo è un coso che fa così, no. Te lo può dire, però tu gli fai osservare che
No, tra l'altro quella lì è come, come prodotto di scarto e acqua, quindi quelle sono nuvole. Vedete che già addirittura siamo a 50 gradi, quindi è impossibile che vada lo spazio. Sta andando giù ormai. Prossima, prossima. Interessantissimo questo qua. Questo qua si chiama Don Petit, che è un astronauta della NASA che ha tenuto una lezione per TED, sapete quella roba lì, su, si chiama la tirannia dell'equazione dei razzi, cioè sul fatto che loro devono avere più carburante, cioè che praticamente i razzi per andare in orbita devono avere tipo 95% di carburante e 5% di reattivo. E lui ha fatto vedere questo grafico che ha fatto lui, e avanti, questo è il fotogramma, e questo è il grafico che è sempre quello là ingrandito. E vedete che i vari tipi di carburanti, come il carburante solido, poi cos'è il cherosene, l'ipercolico, e hanno una velocità massima di uscita dall'ugello, quindi massima velocità di spinta, di 2,7-2,9, e il massimo è l'idrogeno, cioè questo è liquido chiaramente, idrogeno, ossigeno, sono componenti liquido, il massimo è 4,4. Ma vi ricordate che prima già Clark aveva detto nel 45 che sarebbero dovuti raggiungere gli 8 km al secondo, mentre in realtà il massimo che questi qua possono raggiungere è 4,4 km, quindi i razzi possono malapena raggiungere la velocità, metà della velocità necessaria per uscire dall'orbita. La cosa è che è sempre stato visibile, noi non ci siamo accorti. Tra l'altro, adesso anche Bill Casey, di cui ho parlato prima, aveva detto ancora tra le sue cose che c'era un problema, che lui lavorando alla Rocket Dive facevano i razzi, lui aveva detto guardate che i razzi non più di 4-5 km al secondo non vanno, anche perché 4-5 km al secondo è già una velocità folle. E quindi avanti, quindi già qua capiamo che i razzi non possono andare in orbita. Avanti. 90 queste immagini qua sono famose perché è il famoso incidente dello Space Cos'è che è avvenuto? È avvenuto che uno dei famosi O-ring che tenevano assieme i razzi laterali cluster a causa del freddo non si è allargato ma sigillato bene questi booster laterali, e poi a un certo punto 73 secondi dopo il lancio uno di booster è esploso e quindi sbilanciato con l'esplorazione. Dice che fa molto freddo in Florida.